Dottoressa Sciancalevore, lei è una psicologa. Allora, psicologo giuridico forense. Allora, le chiedo quanto è importante da un punto di vista psicologico questo fenomeno del cyberbullismo. Beh, il cyberbullismo è un fenomeno molto importante, in forte ascesa fra gli altri. Quindi è importante fra tutti gli altri aspetti considerare l'importanza degli studi soggettivi dei ragazzi in generale, non solo della vittima di bullismo, ma anche e soprattutto del cyberbullismo. Quindi è molto importante che noi tutti, il mondo degli adulti, cerchi in qualche modo di attenzionare il fenomeno e di attenzionarne al tempo stesso quali sono le emozioni, i sentimenti che si celano dietro ogni azione che può essere considerata un'azione deviante, un'azione pericolosa, e un'azione che potrebbe segnare anche talvolta la vita dei ragazzi che sono vittime di queste forti aggressioni. Da un punto di vista psicologico, come si può prevenire questo fenomeno? Prevenire è sempre la migliore tutela, probabilmente, per noi. Da un punto di vista squisitamente psicologico, sarebbe sicuramente interessante creare una buona comunicazione tra il mondo degli adulti e il mondo dei più giovani, e soprattutto promuovere percorsi di sostegno, percorsi di informazione e di sensibilizzazione all'interno delle scuole, ma che non coinvolgano solo i ragazzi, ma che facciano rete con i loro genitori e con i docenti che di questi si prendono. Grazie. Benissimo.